volge al termine in una maniera un po' particolare l'anno scolastico 2019-2020. Dopo l'ultima lezione svoltasi a distanza, gli insegnanti e i dirigenti scolastici hanno incontrato nella villa comunale i loro alunni per regalar loro il tradizionale ultimo giorno di scuola. Allora, abbiamo pensato con l'amministrazione, come amministrazione comunale, di condividere questo momento con tutte le istituzioni scolastiche, proprio per dare la possibilità a tutti gli alunni di festeggiare e quindi condividere questo momento per il saluto di fine anno, visto che comunque sono stati mesi difficili per tutti e anche le istituzioni scolastiche soprattutto hanno risentito di questo momento. Come amministrazione comunale, come giusto che sia, abbiamo invitato tutte le istituzioni scolastiche, comprese le frazioni. Hanno aderito quasi tutte le scuole, ad eccezione delle frazioni. Com'è stato quest'ultimo giorno di scuola? Lo definirei un'emozione stupenda, perché effettivamente non contavo più di poterli rivedere in presenza e questa iniziativa del comune quindi ci ha dato la possibilità di incontrarli e di poterli abbracciare con gli occhi per salutarci e per darci un arrivederci a settembre. Che emozioni hanno provato i bambini in questa giornata? Ma penso che si siano emozionati, anche perché diciamo è passato tanto tempo dall'ultima volta che ci siamo visti, però la sensazione penso comune è stata anche quella di risentire lo stesso calore, la stessa sensazione di quando ci siamo visti per l'ultima volta, di quando ci siamo lasciati, benché sia passato tanto tempo, alla fine è come se non fosse mai successo, perché ci siamo ritrovati con serenità. Però io ripeto, penso che sia stata un'ottima opportunità da parte del comune, perché comunque i bambini ne avevano bisogno, ci chiedevano questo tipo di contatto, è proprio un contatto visivo più o meno, e avevano proprio bisogno di sentire la voce e il calore della maestra, pur mantenendo queste nuove, diciamo, regole relative al distanziamento, che impareremo, diciamo, piano piano a rispettare, insomma, anche quando sarà settembre a scuola. Che emozioni hanno provato i vostri bambini nel rivedere le maestre e i loro compagni? Beh, soprattutto gli amici, tanto. Tanta gioia. Sì. Ritornare. A me erano 3:30, mamma andiamo, mamma andiamo, sì, tante emozioni. Insomma, si sono imparati ancora cose nuove, piccoli piccoli hanno avuto nuove esperienze.